Buonasera amiche e amici. Ecco, questa è l'immagine della città di Livorno, dell'Interland di Livorno. Una distesa di fango, qualche verde, la cima di qualche albero, forse qualche capannone industriale, qualche auto trascinata via dall'acqua, ma questa è Livorno. Lo so che in questi periodi, quando accadono queste cose, ormai tutti siamo assuefatti da queste cose, perché ogni anno, ogni po', magari neanche ogni anno, magari ogni 5-6 mesi si ripetono situazioni di questo tipo. Le immagini sono queste. È stato sicuramente un evento di notevole intensità e breve durata che ha colpito la Toscana, una parte della Toscana, soprattutto Livorno, ma anche altre parti d'Italia, penso a Roma. Parlerò soprattutto di Livorno perché chiaramente l'alluvione qui è stata tragica, si sono avuti dei morti. E non è stata nemmeno tanto tragica come noi italiani siamo abituati, penso alle ultime alluvioni, quella di Cuneo, Asti e Alessandria del 6 novembre del 94, 70 morti, oppure quella del Polesine, 15 novembre 51, 84 morti, quella del 25-26 ottobre 54 a Salerno, 318 morti, o quella di 15 Sano, Sarno e Bracigliano del 5 maggio 98 con 160 morti. Vedete, decine o centinaia di morti, qui solo 7. Io sono assuefatto da queste cose, questo è un ripetersi nel tempo continuo. Un ripetersi nel tempo della caccia ai responsabili, un ripetersi nel tempo nel cercare di capire le cause, un ripetersi nel tempo dei soliti battibecchi alla caccia appunto di queste cause e di queste responsabilità, un ripetersi nel tempo delle polemiche politiche. E magari un evento di questo tipo cambia rispetto ad un altro solo per un motivo, per il numero di morti, e forse anche per un altro, per in termini di denaro che sarà stanziato per far fronte ai danni. Cadono sempre tutti dalle nuvole, manco se fossero marziani. Adesso è cominciata la guerra punica nel cercare di trovare il responsabile e non si salva mai nessuno. Si è costruito male, gli alvei non sono puliti, la colpa è del sindaco che non ha dato l'allarme, no, la colpa è del presidente della regione. No, la colpa, amici, è, se mi volessi soffermare all'evento meteoclimatico, è che cosa posso fare se la pioggia è quella, se mi sto attendendo quella pioggia? È l'osservazione. Io ho dei satelliti dall'alto che vedono un numero di targa a 100-200 km di distanza. Magari possono studiare le nuvole e capire come quelle nuvole in certe determinate zone possono creare delle cellule di perturbazione e dar vita a delle piogge intense, e quindi potrei far evacuare, potrei sca far scattare l'allerta. Questo potrei fare con la pioggia. Lo faccio, non lo faccio, lo si fa bene, lo si fa male. Questo posso fare, e forse questo si fa. Ma l'aspetto più importante è che se cade quella pioggia, troverà quel tipo di territorio che è rigido da un punto di vista antropico, perché ci stanno case dove non devono stare, ci stanno alvei fluviali la cui sezione non è libera più al 100%, ma è ostruita per il 30, per il 50, magari ci passa un ponte trasversalmente che ha ostruito anche buona parte di questa, magari ci si costruisce fin sopra il ciglio spondale, magari non si ha distanza di sicurezza con le case, magari è aumentata la superficie impermeabile, quindi è aumentata la quantità di acqua che non viene assorbita dal suolo sottosuolo e quindi scorreva verso il mare. Ed è quello che è successo a Livorno. Il cosiddetto effetto tappo. Mentre queste acque che si raccoglievano sulle colline, sulle montagne, trovavano il loro deflusso naturale, perché a monte non c'era nessuna attività entropica che ha sconvolto, se non in piccole zone, in piccole aree del bacino, a valle tutto è stato sconvolto. C'erano probabilmente case dove non dovevano stare, a quote anche inferiori al pelo libero, vedasi i morti, le zone dove sono, chiaramente si sono avuti i morti. E queste acque nello scorrere verso valle hanno trovato sezioni ostruite perché magari non pulite, ma soprattutto l'effetto tappo dovuto al vento che soffiava contrario e veniva dal mare, che quindi faceva sì che le onde di questo fango, di queste debris flow o mud flow si chiamano in termine tecnico, per dire che sono colate di detrito di fango, poi trovavano l'ostruzione di queste barriere del vento e ritornavano indietro e si espandevano, perché si espandevano e quindi allagavano, alluvionavano. Il territorio è rigido, a Livorno come in altre città. Queste sono calamità ampiamente pianificate. Noi viviamo il solito ritardo culturale nel governo del territorio. Ma chi rispetta più l'articolo 9 della Costituzione? Il problema è questo. Io non posso fare niente con la pioggia. Sì, a grandi linee potrei lavorare sugli eventi meteoclimatici, vedere che sono cambiati, non sono cambiati. Troverete sempre persone che vi diranno che le cose sono cambiate e che in questo caso si tratta di una pioggia di notevole intensità e breve durata, questo è un fatto reale. Ma troverete anche qualcuno che vi dice: sì, è una pioggia di notevole intensità e breve durata, ma tutto è accaduto perché il territorio è rigido. Gli eventi non sono cambiati, sono sottoposti a qualche fatto ciclico. Adesso si sono intensificati e poi magari perderanno di intensità. Troverete l'uno e l'altro. Io so solo che
Sono caduti 38-42 mm in 15 minuti tra Livorno e la periferia, sono 160 mm orari, quindi la pioggia è intensa, c'è poco da dire. Sono caduti 230 mm in 3 ore, che è l'equivalente di ciò che cade in quelle zone in 3-4, 4 mesi e mezzo. In genere cadono 800, 1000, 1100 mm in quella zona. Quindi si tratta di un evento estremo, questo poco da dire, come lo potevo prevedere? E lo potevo prevedere, potevo cercare di far evacuare la gente, magari lavorando con i satelliti, ma poi sul territorio come intervengo? Cari amici, l'articolo 9 della Costituzione non lo rispetta più nessuno. L'articolo 9 recita: la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio artistico e storico. Tutela e Repubblica sono i due termini. Fissate l'attenzione su questi. Chi è la Repubblica? Chi è la Repubblica? Lo Stato persona? L'organismo centrale? Che dovrebbe dettare delle cose? O è lo Stato ordinamento, cioè gli enti territoriali, la regione, la provincia, i comuni. Chi è? Noi abbiamo perso tempo nel cercare di capire chi è la Repubblica. Magari bastava un assetto giuridico che mettesse insieme l'organismo centrale Stato e gli organismi territoriali perché lavorasse in maniera armonica per favorire la tutela, perché è della tutela che ci siamo scordati. Noi abbiamo fissato l'attenzione su chi deve fare chi. Stiamo ancora a dire la politica non c'entra, gli alberi non erano puliti, e il sindaco doveva fare questo, non lo doveva fare il presidente della regione. Siamo ancora a cacciare i responsabili. Ancora a fare questo. Chi ha permesso di costruire a 3 metri sotto il ciglio spondale del corso d'acqua? Perché le altre cose non si possono prevedere. La pioggia cade, c'è poco da fare. Magari cade di più, cade di meno. Ma questo è. Guardate questo dato. 1.600.000 persone, 6 milioni di persone vivono nel territorio italiano nelle aree a rischio idrogeologico, cioè dei 30.000 km², cioè un decimo della superficie. La superficie italiana è 301.000 km², quindi circa 30.000 km² su questi 30.000, quindi una decima parte, vivono 6 milioni di persone. Sulla decima parte della superficie vive circa la decima parte della popolazione italiana. Aree a rischio idrogeologico. Può succedere di tutto se piove. Ebbene, su queste aree insistono 1.260.000 edifici. Di questo 1.260.000 edifici, a cui fanno capo 6 milioni di persone, 6.000 sono scuole, 531 sono ospedali. In Toscana, il 98% dei comuni, secondo uno studio del CRESME e dell'Ordine Nazionale dei Geologi del 2010, il 98% dei comuni vive in aree a rischio idrogeologico. Una di questi comuni era Livorno, e i comuni dell'Interland di Livorno che hanno subito questi danni. Quindi queste cose si sanno. Cadono sempre tutti dalle nuvole, manco se fossero marziani. Il rio Ardenza, il rio Maggiore, si è parlato tanto di questi corsi d'acqua, sono dei rii, quindi sono dei corsi d'acqua che prendono l'acqua solo quando piove. Ed erano sorvegliati speciali, sono stati fatti degli interventi. Magari adesso le sezioni fluviali non erano libere al 100%. Tutta una serie di cose che concorrono alla rigidità del territorio, ma anche questo si sa. Ma è solo un terzo della città, fortunatamente, che è sott'acqua. Significa che due terzi sta bene. Ed è la parte vecchia, la parte storica, la parte che probabilmente non si è ingrandita. All'evento estremo, come vi ho detto, concorrono fatti antropici, concorre l'aggressione del cemento fin sopra il ciglio spondale dei corsi d'acqua. Concorre il tombinamento dei corsi d'acqua, che è un'altra tematica importante, il fatto che i corsi d'acqua non sono più a cielo aperto, ma sono chiusi, completamente chiusi. Ecco che è cominciata la guerra punica, nel cercare di trovare i responsabili, nel cercare di capire chi doveva fare cosa. Io sono assuefatto da queste cose. Succedono sempre le stesse cose. Ogni 4-5 mesi, appena cambia la stagione, ci saranno eventi alluvionali. È accaduto a Livorno, ma in questo fine settimana sono accaduti anche in altri punti d'Italia, come Roma. Livorno però è stato tragico perché ci sono stati dei morti. Io vorrei soffermarmi ancora su questa foto. Ognuno di noi fermi l'attenzione e cerchi di cambiare il mondo, perché noi possiamo cambiare il mondo, noi individui. Non aspettiamoci niente di più da persone che cercheranno solamente di spostare l'attenzione su chi dovrebbe fare cosa. Cambiamo noi il mondo e chi può fare qualcosa lo faccia. Buonasera, buonanotte amici, amiche.